Epicentro sportivo. Epicentro sportivo. E allora buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Epicentro Sportivo. È un'ultima puntata dal tono mesto. Mesto. Una settimana fa eravamo carichi come delle molle. Vabbè, insomma, ci credevamo. Insomma, era uno 0-0 che ti dava un risultato a disposizione, ma c'era la... la sensazione che il Carpi potesse andare a centrare la terza vittoria esterna nei playoff. Poi in verità non è stato così. Il Carpi ieri, sotto tanti punti di vista, deluso, è parso una squadra molle, sfinita. Esatto, sì. Il termine giusto è che è apparsa una squadra sfinita. I primi 20 minuti sono stati anche arrembanti. A me è piaciuto molto il Carpi. I primi 20 minuti mi ha dato molta fiducia, molta empatia. Poi dopo è venuto a mancare un po' tutto, e quindi insomma si è un po' tutto sgretolato. È un vero peccato, perché insomma credo difficilmente ci sarà a breve un'altra opportunità del genere. Sì, la sensazione in questo momento è chiaro che sono ancora un po', la ferita è ancora aperta, quindi è difficile, no, fare valutazioni di un certo tipo, e magari trovano anche il tempo che trovano, perché forse è ancora presto veramente, però quando si parla di fine ciclo non è così, secondo me, azzardato e così sbagliato, ma per la natura, cioè, insomma, guarda, tra poco è normale. Tra poco che ascolteremo Bonaccini, le sue parole sono di chi sta ringraziando. E quando uno ringrazia vuol dire che c'è qualcuno che va via. E quindi in questo senso oggi, insomma, abbiamo fatto un lungo viaggio, io, Stefano Michelini, Enrico Gualtieri, insomma è inevitabile che, insomma, esauriti convenevoli, si parla di Carpi, perché insomma abbiamo una piccola deformazione professionale e la sensazione è che di questa rosa attuale, oltre ai prestiti che ritorneranno al mittente, tutti i vari D'Urso, Sec, Forte, quant'altro, Bifulco, Beretta, insomma tutti questi giocatori, la sensazione è che 10 abbiano le valigie in mano, quindi si conteranno con una mano, forse due, no una soltanto, perché insomma i giocatori che sono candidati in pectore a rimanere, più per carenza di mercato o anche per comodità proprie, sono, a parte Poli, Pasciuti, Bianco e Concas, io faccio fatica a contarne altri. Esatto, beh, c'è il riscatto di Colombi, che lui bisognerà vedere se vorrà andare via o no. Non però rimarrà mai. No, però comunque se non altro viene il riscatto, certo, è obbligatorio, quindi se non altro può diventare una pedina di mercato. Ma ce ne saranno tante di pedine di monetizzazione, perché tu pensa solo che il Carpi, senza accorgersene, o meglio se ne accorgerà chi dovrà amministrarlo, ma senza accorgersene in termini di rosa, prenderà 300.000 euro per il riscatto del Bari obbligatorio di Fedele, prenderà 400.000 euro per il riscatto obbligatorio del Cesena di Crimi e prenderà altri 300.000 euro della Provercelli per il riscatto obbligatorio di Comi. Cosa vuol dire? Calcoli alla mano, siamo abbastanza rapidi, 1 milione netto, che va a sommarsi ai 4,2 milioni di Lasagna. Il Carpi, buongiorno, buonasera, si presenta con 5 milioni di euro di tesoretto. Pronti? Sì. Così. Poi c'è più anche un giocatore che, tra l'altro, ho letto le sue parole, confermato che torna, che è Blanchard. Che lui, parole del caso, probabilmente sì, però lui ha detto: io adesso sono del Carpi, quindi al 30 giugno io torno al Carpi in prestito. Poi si vedrà. Sì, lui si era anche presentato differentemente a Brescia e poi insomma vabbè, comunque insomma, sono dinamiche di mercato, staremo a vedere. Insomma è stata una partita, facendo un passo indietro, è stato buonasera da Enrico Bonzanini e da Luca Mazzelli, è stata una partita che ha lasciato tanto amaro in bocca, ha lasciato anche un po' di incazzatura per chi è stato a Benevento a lavorare, perché io credo una cosa, la gioia, la festa, era tutto ovviamente lecito nella serata di ieri, perché Benevento ha scritto una pagina della propria storia, della città, della propria comunità, era tutto molto pronto e tutto molto lecito, molto pompato anche dalle televisioni, secondo me tutto molto lecito, ma la condizione nella quale io e i colleghi ci siamo trovati a lavorare ieri è un qualcosa di vergognoso e indecente. È vergognoso e indecente per il Benevento, che si dovrebbe vergognare di aver riempito la tribuna, o permesso che la tribuna stampa venisse riempita da gente che non c'entrava niente e che minacciasse anche quelli che andavano a rivendicare il proprio posto, che dovevano lavorare, in questo senso sto parlando di quelli di
Carpi e testate modenesi. E soprattutto è stato vergognoso l'atteggiamento dei delegati di Lega, che non hanno fatto niente, rompendo i coglioni tutto l'anno a gente per diritti e stronzate varie, e impedendo alla gente che ha pagato i diritti per quanto riguarda le loro testate di lavorare in piena tranquillità. Io sono stato più volte minacciato e ho dovuto anche difendermi, e non solo io. Stefano Castellitta è un altro che gli hanno tirato una bottiglietta d'acqua sul computer, se non era lesto gli finiva l'acqua sul computer perché non voleva spostarsi. Davide Setti è stato un altro che ha ricevuto determinati tipi di pressioni. Enrico Gualtieri e Stefano Michelini hanno dovuto effettuare la replica, la telecronaca, che poi andrà in replica questa sera su TRC, seduti sulle scale con le persone in piedi nell'impossibilità generale di vedere la partita. È una cosa vergognosa. Benevento si dovrebbe vergognare, la società Benevento, di aver messo in condizioni di lavorare in questo senso i colleghi e anche tutti i giornalisti, e anche la Serie B si dovrebbe vergognare di quello che è successo ieri sera. Senza contare, non vado oltre su quello che è stato fatto dai giornalisti locali a fine partita, con varie minacce per avere o non avere la possibilità di avere interviste spintonate, sburlonate varie. È una schifezza. Io faccio i complimenti al Benevento, ma mi vergogno di avere dei colleghi di quel calibro e soprattutto di lavorare in un contesto dove si fanno rispettare le cazzate e invece non si mette in condizione la gente di lavorare correttamente. Questa è una piccola cosa sul quale non torno. Per il resto, bravo al Benevento, applausi, hanno meritato nel computo delle due finali e nel computo del campionato. Ma ciò non toglie che io vengo via avvelenato, perché la partita ieri sera è stata vergognosa dal punto di vista della gestione di chi doveva andare a lavorare, e non aggiungo altro, tutto quello che c'è intorno alla partita, senza contare che anche gli steward in curva ospiti mi hanno raccontato abbiano avuto un atteggiamento minaccioso. Ma quello, lo ripeto, è una cosa sul quale non voglio generalizzare, però si è già vista in campi di quel tipo. Detto questo, chiuso il Carpi, parliamo di Carpi. Il Carpi è una squadra che in questo momento si trova alla fine di un ciclo. Giancarlo Romairone andrà al Chievo Verona, firmerà un biennale, probabilmente l'unico che ne esce da vincitore da questa stagione, nonostante insomma abbia avuto un'autonomia relativa in quello che poteva fare in questa stagione e mezzo. Ma ci sta, perché è bravo ed è giusto che vada a provare un'esperienza in Serie A. Il dopo Romairone è tracciato. I nomi sono quelli che girano, vengono tutti dalla corte, dalla famiglia, diciamo, comunque di amici o collaboratori quantomeno di Cristiano Giuntoli, insomma, quindi correggimi se sbaglio, almeno queste sono le voci che circolano, esattamente, che comunque anche lui è stato o è tuttora, non lo so, collaboratore, sì, lavora a Napoli, scout appunto del Napoli, a dimostrazione che è ancora difficile tagliare, no, quel cordone che unisce, se non altro per il rapporto di stima lavorativa e di probabilmente anche di persone che lega la dirigenza del Carpi, la società Carpi, il mondo Carpi a Cristiano Giuntoli. Romairone ne esce vincitore, nel senso che comunque il suo sembra che ha fatto il possibile, già difficile aspettarsi molto di più. Piccola chiosa, ne esce vincitore come è uscito vincitore l'anno scorso. Retrocessione, sconfitta nei playoff, uscire vincitori è difficile. C'è riuscito, bravo lui, insomma, vedremo cosa, se riuscirà anche a Chievo, con il Chievo, una piazza tranquilla dove però comunque devi sempre salvarti ogni anno e non è mai così facile, non è mai così scontato. Vedremo cosa potrà fare. Sono curioso da un certo punto di vista, perché se è vero che finisce un ciclo bisogna vedere cosa succede, perché che i nomi, chi verrà dalla panchina, la dirigenza, i giocatori, insomma, potranno dire tanto sulle ambizioni, ma comunque ci sta un pizzico di curiosità, perché sicuramente molti cambieranno aria, come normale che sia. Allora, noi partiamo con i contributi. Abbiamo Stefano Bonaccini e Fabrizio Castori, recupereremo anche Raffaele Bianco, che ha parlato ieri un po' facendo il bilancio di fine stagione. Probabilmente lui sarà, come dicevamo prima, uno dei pochi segni di continuità rispetto a quella gestione, insomma, che inevitabilmente, se lo mette al centro del progetto, verrà scardinato. Ci sono anche altre dinamiche che approfondiremo più tardi. Allora, noi partiamo adesso con l'analisi, facciamo un passo all'indietro, seppur doloroso, riviviamo le emozioni del Ciro Vigorito, un impianto bellissimo, oggettivamente orrendo nella gestione della postazione di chi deve lavorare, ma stupendo. E c'era in piedi il commentatore di Sky, il bordocampista, cioè, giusto per dirne una, cioè, nel senso, Nosotti era a bordo campo, erano in due, l'altro era in piedi. Comunque, vabbè, insomma, dettagli, non voglio tornare, perché sono abbastanza avvelenato, visto che insomma devo ancora farmi una doccia dopo essere tornato a Benevento e ho ancora un pochettino, insomma, fumanti, insomma, diciamo determinate cose. Sentiamo in questo momento il primo contributo e poi ci ritroviamo per parlare ancora di Carpi, approfondire la partita, ma soprattutto parlare di ciò che interessa di più, che è quello che attende il Carpi nel prossimo futuro. Stefano Bonaccini, arriva una sconfitta, il Vigorito esulta, il Benevento
peccato perché dopo Frosinone sembrava tutto possibile. Sì, stasera è tutto il bel evento, secondo me anche con merito, quindi queste sono le leggi dello sport, bisogna essere sportivi e stasera penso che il Benevento abbia meritato di vincere. Peccato perché in due anni ci sono state due amarezze forti dopo un lustro contraddistinto soltanto da gioie. Lo so, però questo è lo sport, questa è la vita, bisogna accettarle, purtroppo ti rimane l'amaro in bocca, però bisogna andare avanti e schiena dritta e andiamo avanti. Prima dell'inizio della gara potessi riavvolgere il nastro, c'è qualcosa che cambieresti? Una cosa? No. I ragazzi secondo me hanno fatto delle cose straordinarie, perché questa squadra ha fatto veramente l'impossibile da Frosinone in poi. Chiaramente tante partite ravvicinate ogni 4-5 giorni, poi a livello fisico comunque l'hai pagata, e stasera chiaramente loro erano secondo me un po' più in palla anche a livello fisico, e quindi insomma hanno vinto. Secondo te è finito un ciclo? Ma io non sarei sempre drastico. A Carpi c'è sempre il bianco e il nero, c'è anche il grigio, no? Quindi adesso ritorniamo a casa, andiamo in vacanza, anche perché sono 11 mesi che i ragazzi sono qua, e poi insomma nelle prossime settimane vedremo il da farsi. Quindi andare alla doppia sfida, Stefano, cosa ha avuto in più il Benevento di voi? Ma adesso io non dirti in particolare cosa ha avuto in più non te lo so dire, però sicuramente dico che da sportivo nelle due gare ha meritato. Si riparte da, credo, un nuovo direttore sportivo, perché insomma lo sanno ormai tutti che Giancarlo Romairone dovrebbe andare al Chievo. Guarda, io stasera parlo della partita, non parlo di quello che avverrà parleremo la prossima settimana. Oggi devo solo fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, e lo dico con l'amaro in bocca, però da presidente bisogna essere anche corretti, bisogna essere anche onesti nel dire che hanno fatto un grandissimo lavoro. Purtroppo per una partita non ce l'abbiamo fatta, questo è il calcio. Ti resta qualche rimpianto particolare? No. A parte quegli infortuni che abbiamo avuto tra gennaio, febbraio e marzo, che in parte hanno condizionato la stagione, però penso che alla fine i ragazzi abbiano fatto una grandissima stagione. Orgoglio è la parola giusta, vai a casa comunque orgoglioso di quello che hanno fatto i tuoi ragazzi? Ma io vado a casa orgoglioso e soprattutto il Carpi non ha sfigurato da nessuna parte. Una piccola realtà come la nostra, perché queste sono piccole realtà come noi, con un pubblico che è un pubblico da Serie A, quindi noi con i nostri mezzi tra virgolette modesti eccetera abbiamo fatto secondo me un lavoro egregio, non abbiamo sfigurato da nessuna parte, abbiamo fatto bella figura, abbiamo portato avanti soprattutto in onore il nome Carpi, e quindi onore a questi ragazzi. Come vedi partita la mano, te strusci un po' il movimento dal cappuccino, gli fai sentire la segoia, quella se sturba e te sacca calzi. Hai rischiato uno di questi approcci ieri sera? Sì. Assolutamente sì, insomma, ieri è stata una serata problematica. Poi dopo, a chi sarà interessato, in privata sede la cosa la racconterò, perché insomma anche gli altri colleghi la potranno raccontare, anche Fabio Garagnani, so che ha avuto parecchi problemi, insomma lo volevano far alzare, insomma Fabio è carattere temperamentale, carattere forte, insomma si è fatto rispettare, anche perché nella nostra fila, la prima fila, perché ovviamente non ci poteva mettere in quelle buone, ci ha messo nelle prime file, non ce n'era. Allora c'ero io che facevo radio cronaca, fila da 12, io che facevo la radio cronaca, Davide Setti che ieri poveretto ha dovuto fare 30 articoli, ha dovuto collegarsi, Fabio Garagnani che scriveva, e il resto era tutta gente seduta a far cazzo, detto in dialetto. Ma niente, non un computer, non una penna, gente lì seduta in loggione. Abbiamo veduto anche quei biglietti lì probabilmente. Ripeto, a me va bene tutto, la passione, il vigore del sud, cose straordinarie da preservare. Vabbè, però il rispetto per chi lavora è diverso. Bravo. Cioè il fatto è che lì c'è gente che a me la cosa che ha dato fastidio è che i giornalisti di Benevento sono stati trattati con i guanti all'andata, e il nostro addetto stampa Enrico Ronchetti è stato costretto per ragioni di posto a spostare gente che solitamente deve scrivere dietro alle balaustre in luoghi di fortuna. Chiedilo ad Antonio Montefusco. E addirittura alcuni a nemmeno farli entrare. Quindi questo è stato l'atteggiamento ospitale da parte del Carpi. Grazie, bravi, perché ci sono stati ringraziamenti. Grandi salamelecchi, ma in questo sono signori da quelle parti. Poi al ritorno, ripeto, fossi arrivata alle 8:15,
non è giusto, perché i posti dovrebbero essere assegnati, ma potrei anche capire. Ma entrare alle 6:30, a 2 ore dalla fine della gara, senza stare a raccontare le robe da circo viste fuori dallo stadio, ma entrare alle 6:30, 2 ore prima della partita e assistere a una guerriglia urbana per dei posti che dovrebbero assegnati a gente che lavora, è stata una cosa che è stata sotto gli occhi di tutti, è stata anche protestata ed è stata una cosa presa assolutamente sotto gamba. Ma ripeto, non mi piace nemmeno parlare di questa situazione, perché è stata una situazione spiacevole del quale siamo stati vittime noi che dovevamo lavorarci, ma insomma non è certo questo che toglie i meriti al Benevento o ne vorrebbe portare al Carpi. Va dato il merito, esatto. Io insomma tornerei sulle parole di Bonaccini, e che abbiamo appena ascoltato, e va dato merito, no, anche al patron comunque di essere stato abbastanza lucido in quello che ha detto. Non ha detto, ma ha detto cose tutto sommato che ci stanno in questi contesti, però comunque ha detto la verità. Il patron è un umorale. Allora, il patron è una persona sanguigna, una persona innamorata di quelle che sono le cose a cui tiene, le cose sue, esatto. E lui ha imparato ad amare questo Carpi, ha imparato a trovare un'alchimia, amare nella concezione più totale del termine. Ci si litiga con chi si ama tutti i giorni, sì, probabilmente, sì. Io l'ho visto, non l'ho mai visto così. L'ho visto, probabilmente lui ha sempre amato anche spremere determinati tipi di situazioni per volerne trarre fuori il meglio, e io resto della condizione, e su questo anche Enrico Gualtieri era d'accordo oggi mentre parlavamo, che il Carpi non sarebbe potuto arrivare senza questo gruppo a fare quello che ha fatto, ma anche viceversa. Nessuno di questi giocatori probabilmente avrebbe potuto, forse soltanto Romagnoli che c'era già arrivato col Pescara, trovare la Serie A o vivere un campionato a protagonista. Li avrebbero visti in televisione questi livelli, così, in questa piazza. Perché io voglio dirlo anche in maniera indiretta a qualche giocatore, senza alcun tipo di polemica: una piazza come Carpi ha 250.000 contro, che sono quella di essere abbastanza apatica, fredda in determinate siamo situazioni, pochi, stadio pochi, brutto, stadio brutto, tutto quello che vuoi. Ma Carpi si sta bene, i soldi arrivano tutti i mesi puntuali come delle spigole, e soprattutto il risvolto della medaglia è che quando fai schifo non hai grossi problemi, al massimo prendi un voto basso in pagella e lo leggi e ti dà fastidio al bar. Una piazza come Benevento, fare schifo a Benevento un po' più impegno, o a Frosinone esatto, l'esempio più calzante è il tuo, è un'altra cosa. Comunque ripeto, onora il Benevento, che ha meritato, perché questa stagione probabilmente col senno di poi, se non ci fosse stato un calo dovuto a una mancanza di cura da parte della parte agonistica, da parte di Marco Baroni, che però ieri tatticamente è stato eccezionale, perché non aveva mai giocato, mai giocato in stagione col 4-4-2. Ieri lo butta in campo nella partita più importante della sua vita, con due terzini da parte, di cui Gonzalez esterno alto, Lopez esterno alto, mai visto in campo. Carriera, ha imbrogliato il Carpi, nel senso che lo ha lasciato sfogare, ha aspettato e ha capito che il Carpi in un certo qual modo qualcosa all'inizio doveva fare, vi è passato indenne, e poi come le squadre forti, come le squadre importanti, ha punito con un asse Ceravolo Puskas, che consentitemi, tanto di cappello, è tanta roba, perché fare tre gol in 4 partite nei playoff significa essere un giocatore del pedigree, e Puskas lo ha dimostrato. Tra l'altro un bravo anche a Stefano Vecchi, che ha lanciato Giorgio Puskas dalla primavera, un giocatore che segnava alla media di 2 gol a partita in primavera, viaggiava medie doppie rispetto a Balotelli, però evidentemente non sfasciando una macchina al mese, non era procuratore diverso, bravo, non aveva determinati appeal. Stefano Vecchi, che peraltro ha centrato anche la finale, se la giocherà domenica contro la Fiorentina, di un Ken fantastico, che è straordinario, sta entrando nel mondo dei grandi, insomma, alla Michael Suell, con un erroraccio ha lanciato la Fiorentina, che se la vedrà con l'Inter. Ancora contributi alla post partita, questa volta ci andiamo ad ascoltare invece Fabrizio Castori. È mancata davvero la ciliegina questa vostra rincorsa straordinaria. Il patron Bonaccini ha detto questa sera il Benevento ha meritato, insomma, ha meritato di vincere, bravi al Benevento. Il Carpi però ci ha provato. No, noi abbiamo, sì, è vero, il Carpi ci ha provato fino all'ultimo, abbiamo trovato un avversario degno, siamo stati comunque, siamo usciti a testa alta, abbiamo giocato con onore fino all'ultimo secondo, con dignità. Purtroppo il calcio, a volte quando c'è una finale, una squadra viene premiata, un'altra no, però noi usciamo a testa alta da questa finale
dispiaciuti, perché ci sarebbe, però consapevoli che abbiamo fatto una grandissima rincorsa, un grande finale di stagione e playoff, abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro. Cosa ha avuto di più scontato il Benevento in queste 180 minuti di voi? Io sinceramente ho visto, il Benevento ha capitalizzato quell'occasione nel primo tempo, poi chiaro queste partite qui chi fa gol ha più possibilità di vincere la gara, però sta partita è molto equilibrata anche stasera, oltre a quella di Carpi, quindi forse a Carpi meritavamo di più noi, però non si è segnato e quindi stasera il Benevento la partita sta equilibratissima, ha fatto gol. Ti resta qualche rimpianto particolare? Mister? No, rimpianti no, perché noi abbiamo fatto una grandissima rincorsa, un campionato eccezionale, sono 3 anni che giochiamo ad altissimo livello fra Serie B e Serie A, quindi a questi ragazzi di più non si poteva chiedere. Poi il calcio ho fatto anche di punto di vittorie e purtroppo anche di sconfitte. Una sconfitta di misura dopo essere arrivati in finale playoff e comunque significa essere stati, aver fatto un grandissimo campionato, una cosa straordinaria anche quest'anno. Mister, però l'impressione è che nella serie, così come nel campionato, il Carpi non sia mai stato superiore al Benevento, perché anche stasera onestamente, al di là forse di qualche scaramuccio iniziale, dopo l'uscita di Sturla si è spinta la luce. Ma ho detto che stava una partita molto equilibrata anche stasera, anche il Benevento non è che sia stato molto superiore a noi, è stata una partita equilibratissima, il Benevento ha fatto gol, noi no, quindi chi fa gol ha ragione, però non ho visto questo dominio, questo predominio del Benevento, una partita equilibratissima, decisa da un episodio che ha determinato il gol a favore loro. Lei che le ha fatto la Serie A da protagonista, anche sfiorando la salvezza, no? Se non ci fosse stato quell'episodio che l'ha riguardata, cosa consiglierebbe al Benevento per poter appunto mantenere la categoria? Sarà il primo obiettivo dell'anno prossimo. Ma io penso che Benevento non abbia bisogno dei miei consigli, poi non è questa la sede per parlarne, cioè, ha uno staff tecnico il Benevento, una società importante, che sapranno benissimo come si fa per poter fare guadagnarsi una salvezza anche in Serie A. Sarebbe più dolorosa la partita l'anno scorso a Udine o questa a livello a mente calda? Che ti devo dire, è una delusione, adesso non so paragonarla, non riesco a pesarla, però quest'anno si è fatto una cosa straordinaria secondo me, perché eravamo fuori, abbiamo acciuffato i playoff, abbiamo fatto dei grandissimi playoff, perché poi è chiaro che tante partite tutte insieme e magari qualcosa perde a livello di lucidità, però la squadra è stata viva fino all'ultimo secondo di quest'ultima partita, è chiaro. La migliore classifica del campionato ha generato che il Benevento avesse una gestione della gara più agevole. L'anno scorso mi hai detto ai microfoni sono stanco al termine della partita di Udine, oggi cosa puoi dire? Ma io quello che ho detto l'anno scorso, hai bisogno di riposo. Vabbè, normale, tutti alla fine del campionato abbiamo bisogno di riposo, ma adesso oggi non sto pensando a quello che ho detto l'anno scorso, sinceramente, questa è una domanda. Se ho detto che lo stanco, quest'anno adesso ti devo dire, sono dispiaciuto, perché i ragazzi per l'impegno profuso, per la serietà che hanno dimostrato, meritavano di miglior sorte. Ti ricordi qualche amico che ti ha picchiato da piccolo? Allora, noi rientriamo, dobbiamo ancora finire Marco Baroni, che è l'ultimo contributo di questa sera. Cosa facciamo? Ce lo spendiamo e poi parliamo di futuro, oppure... Ma sì, dai, chiudiamo, sì. Chiudiamo la Basta, partita. Mettiamocela alle spalle. Andiamo giù il magone. Assolutamente sì. Dimenticata Ferrara con una grande prestazione oggi, possiamo dire... Ho sbagliato contributo, vi chiedo assolutamente venia, adesso dovrei averlo beccato giusto. Sull'esterno Falco, Ciciretti e Ceravolo, ci è sempre mancato Puskas non l'abbiamo mai avuto, avevamo pochi ricambi offensivi e siamo stati bravi nel cambiare gli interpreti ma non perdere la nostra filosofia. E questa è la cosa, il merito più grande, perché i ragazzi hanno creduto, hanno continuato a sviluppare calcio con grande attenzione e quindi, ripeto, io veramente devo ringraziare la squadra e fare i complimenti a tutti. Allora grazie a Marco Baroni e complimenti davvero per questa promozione storica meritata. Grazie. Prenderò la mira, ma non sparerò. No.
lascerò nemmeno, lascerò che sia ancora un'altra volta. Mi dividerò in 10.000 pezzi rotti, mi sentirò sola, sola insieme a te, camminando sopra un filo che non c'è. Il sole splende, rimarrò da sola, sola insieme a te, immobile osservando il mondo scorrere. Allora, torniamo in diretta. Allora, voltiamo pagina, o meglio, cerchiamo di farlo, perché insomma è doveroso a questo punto. Stavamo facendo una conta, perché il Carpi, guarda, adesso faccio di più, mi voglio aprire davanti a me la lista dei giocatori. Chiediamo l'ausilio della tecnologia. Bravo. Dei giocatori attualmente in rosa. Bisogna contare tutti quei giocatori che sono fuori per prestito e andremo ad analizzare nella fattispecie. Se qualcuno di interessante può anche venirci fuori. Comunque, partiamo dai portieri. Vediamo. Bele, penso Ciao. Che doveva andare via un anno fa, grandissimo campionato, è già costato al Torino, staremo a vedere. Sì. Colombi sul piede di partenza, anche se comunque dovrebbe diventare un tesserato del Carpi, quindi no è già un tesserato del Carpi, perché nel momento della fine della regular season insomma scatta il riscatto. Sì, è scattato il riscatto obbligatorio, fissato a 280.000 euro e rinnovo automatico per altre due stagioni, quindi insomma Colombi è un giocatore del Carpi. Ci sono varie dinamiche lì però da analizzare, perché un po' deluso forse il giocatore. Sì, va bene. È un po' deluso. Usiamo deluso. Per aver giocato titolare. Petkovic anche lui è un portiere tesserato del Carpi, bisognerà vedere se ci crederanno, perché a questo punto sì, come secondo forse sì, sicuramente non come primo. Poi adesso viene il bello. Ah, allora Simone Romagnoli, contratto in scadenza giugno 2018. Male. Non ha nessuna intenzione di rinnovare, lo ha fatto anche intendere il suo procuratore, che in tempi non sospetti, se non vado errato, era proprio all'altezza della sconfitta per 3-0 a Benevento nel girone di ritorno. Sì, che era a cavallo del mercato, esatto, di gennaio. Beppe Galli aveva insomma detto il suo procuratore: Romagnoli l'anno prossimo giocherà in Serie A a Carpi o altrove, quindi insomma anche
di Lorenzo Lollo, che ne parliamo perché è lo stesso fondatore. Credo sia abbastanza chiara la situazione. Fabrizio Poli dovrebbe essere il giocatore dal quale ripartire, straordinario oserei dire, in questi playoff. Anche ieri sera ha fatto una piccola sbavatura sul lancio in verticale di Viola per Puskas, dove poi ha fatto la parata, ha fatto una gran parata Belek col piede di Belek, però a parte quello insomma ha fatto un playoff straordinario, e tra l'altro credo sia uno dei candidati più seri per la fascia di capitano, ma dopo ne parleremo. Come sarebbe giusto. Alessio Sabione, un altro giocatore che il Carpi tratterrà e cercherà di valorizzare ulteriormente. Igor Lasicki tornerà a Napoli senza lode e senza infamia. Riccardo Gagliolo, altro nodo, giocatore che ha un contratto in scadenza a giugno 2019. Sì, perché è stato rinnovato di un anno, 2020. È andato a scadenza dunque 2020 dopo il rinnovo di un anno. Un giocatore che insomma ha tuttavia espresso a più riprese la volontà di lasciare Carpi. Staremo a vedere se si aprirà un mercato di un certo tipo di interesse. Il Carpi ha sempre sparato molto alto per Riccardo Gagliolo. Bonaccini è sempre stato molto chiaro, ha detto: se il tuo procuratore mi porta un'offerta di 2 milioni di euro, tu puoi andare dove ti pare. È che 2 milioni di euro. Il problema è che il dove ti pare. Sì, il 2 milioni di euro e il dove ti pare sono due cosine abbastanza in antitesi. Oltre al fatto che secondo me Gagliolo quest'anno ha molto molto meno mercato rispetto all'anno scorso, l'estate scorsa. Quest'anno è stata una stagione nel complesso, infortuni vari, però più deludente secondo me per lui. Sono abbastanza come d'accordo. Singolo, sono abbastanza d'accordo. Mustafa Sek tornerà alla Roma, e la Roma è abbastanza inviperita col Carpi, perché l'Atalanta offriva 3,7 milioni di euro a gennaio perché lo vedeva come futuro vice Dramè, perché Spinazzola è già nell'orbita della Juventus. Anche Carpi no, no. Gaetano Letizia, altro nodo, altro giocatore classe 90, un giocatore che insomma di mercato un po' di più ne ha secondo me di mercato. Io sono straconvinto che l'Atalanta tornerà alla carica per Gaetano Letizia. È un giocatore che in caso di partenza di Conti verso il Milan potrebbe essere una delle varianti valiate dalla società orobica, consentirebbe di massimizzare la plusvalenza su Conti. Alias Struna. Struna è un discorso aperto, perché Struna va in scadenza 2017 a giugno col Palermo. Palermo non lo rinnoverà perché non ha la forza in Serie B, e poi insomma è una squadra che ha anche il dubbio se iscriversi o meno, viste le vicende c'è societarie. Altri problemi a pensare a Struna. Il Carpi potrebbe fare un'offerta al giocatore sloveno. È che l'attuale stipendio del giocatore sloveno, dal quale difficilmente il giocatore vorrà recedere, è altissimo. Il giocatore prende 450.000 euro. È un contratto che deriva dalla Serie A del Palermo. È un contratto che deriva dalla Serie A, e sono molto scettico sul anche fatto qua, che insomma di quei giocatori che insomma, si può fare a me. Bravo, però anche quest'anno forse è deluso un pochino. Altro classe 90 che quando eravamo andati in Serie A avevamo visto in un modo, quest'anno non abbiamo più rivisto su quei livelli. Lorenzo Lollo, discorso medesimo a Simone Romagnoli, altro classe 90, giocatore che probabilmente il ciclo a Carpi lo ha finito, il Carpi cercherà di monetizzarlo, è un giocatore che ha mercato in Serie A perché piace al Sassuolo, difficilissimo però l'asse Carpi-Sassuolo, piace alla neopromossa SPAL, piace al Verona, insomma ci sono delle voci su Lorenzo Lollo. Discorso differente invece per il 31enne Raffaele Bianco. Il 25 agosto festeggerà 31 anni, giocatore che probabilmente rimarrà a Carpi, ha un contratto ancora lungo comunque davanti a sé in scadenza, scade nel 2019, quindi ancora altre due stagioni almeno con la maglia biancorossa, poi si arriverà alla soglia di 33 anni, quindi insomma una data abbastanza borderline. Il Carpi, a parte Sgrigni e Pesoli, credo raramente da quando è in Serie B abbia avuto dei giocatori di quell'età. Staremo a vedere. Su Malik Mbaye, classe 95, giocatore a cavallo di ritorno, c'è da spendere una parola abbastanza specifica. Il Carpi o lo riscatta o non può più tornare, no? È la seconda volta che arriva in prestito, quindi il discorso è lo stesso effettuato per Swagger, quindi o avviene un riscatto oppure il Carpi deve provare a trattare col Chievo. Il giocatore è in scadenza 2019, non 2017, col Chievo. Stanno parlando per il rinnovo, non c'è grossissima volontà da parte del Chievo, a dire la verità, di rinnovare. Staremo un po' a vedere quale sarà. Può essere comunque secondo me un giocatore che per la Serie B il suo lo fa. No, assolutamente. Se lo metti di fianco a Raffaele Bianco come caratteristica. Lui in Serie B ha avuto sempre grande continuità. Anche il primo anno di Carpi giocò spesso e volentieri, sì, specialmente nella seconda parte. A Latina ha fatto un ottimo campionato, a Carpi non è un fenomeno, ha dei limiti, però comunque secondo me è un giocatore che, su cui si potrebbe fare affidamento. Christian D'Urso tornerà alla Roma, 15 partite con la maglia Latina nella prima parte di campionato, 0 minuti.
cioè, ha giocato credo un quarto d'ora a Carpi. Lorenzo Pasciuti rimarrà e chiaramente si candida ad essere una delle bandiere più importanti di questo Carpi, a meno che magari non arrivino chiamate no. Resta Carpi. Enei Jelenic ha un contratto fino al 2020, quindi verrà bello lungo, anche da lui si ripartirà. Fabio Concas, anche questo è un giocatore che resterà. Passiamo al reparto offensivo. Antonio Di Gaudio, io faccio fatica a spendermi sul fatto che Di Gaudio possa rimanere. Quest'anno ha finito in migliorando. È un classe 89, quindi comincia ad avere una certa età, per cui il mercato gli si riduce. Però ha tantissimi estimatori. Il Bari non è un segreto che lo punti da una vita. Sassuolo stesso, ma anche lì ci sono sempre i soliti problemi. In Serie A anche il Chievo potrebbe farci un pensiero su tutto Di Gaudio. Insomma, c'è mercato per Di Gaudio. Sì, penso che sia un giocatore che sia... è giusto che si giochi le sue carte in Serie A, secondo me, se veramente arriveranno delle offerte degne di nota. Insomma, ha un'età anche che si può rischiare, diciamo, l'all-in, no? Se arrivasse una chiamata alla massima serie. Francesco Fedato rientrerà alla Sampdoria, non c'è la minima volontà da parte del Carpi di riscattarlo. Per fortuna. Alfredo Bifulco rientrerà al Napoli, Luca Forte rientrerà al Pescara, Kevin Lasagna è già un giocatore dell'Udinese, lo è da ieri sera alle 22.30, Gerry Mbakogu, grossissimo nodo, il giocatore ha un contratto lunghissima scadenza perché scade nel 2019 o 2020, non sono molto sicuro. Però c'è anche tanti zeri in quel contratto. Sì, ha parecchi zeri e credo che il Carpi non abbia alcun tipo di intenzione di voler mantenere questo tipo di contratto, a maggior ragione se ci fosse un'ottica di riduzione delle pretese della competitività. Okay. Giacomo, anche perché poi semplicemente sarebbe il giocatore che guadagnerebbe di più per distacco, come forse lo è già quest'anno, ma per distacco molto, quindi insomma, cioè sono delle logiche anche di squadra da tenere in considerazione. Un giocatore che ha fatto sempre molto discutere, vedremo. Faccio fatica anche a immaginarmi che mercato possa avere Mbakogu se non all'estero, qualcosina si troverà in Italia, è difficile. È difficile, molto, cioè, se difficile. Non a questi livelli, però lo stesso ci sarebbe problema dell'ingaggio, perché i soldi che ha dato quest'anno al Carpi non glieli dà nessuno, sarebbe, secondo me. Assolutamente, ma è difficile anche in Serie A, perché le uniche squadre che potrebbero farci un pensierino, il Crotone non credo abbia quel monte ingaggi. Giacomo Beretta andrà in scadenza, finirà il contratto col Milan, quindi si vedrà, finirà nel nuvolo degli svincolati. Cristian Carletti rimarrà, andrà a infoltire un reparto offensivo che vedrà i rientri di Javot, vedrà i rientri di Mastroianni, vedrà il rientro di De Marchi, insomma tanti giocatori. Soprattutto Mastroianni è quello che secondo me ha fatto un Mastroianni è quello, no? Che oggettivamente ha fatto un pochettino meglio di tutti, e quindi insomma sono tutte da valutazioni. Poi tornerà anche in difesa Sarzi Puttini, che lui ha fatto bene in Lega Pro nel Sud Tirol, che insomma, cioè, il Carpi deve puntare anche su questi giocatori che sono suoi il cartellino, e sono valutazioni che sicuramente faranno, e non mi sorprenderei se alcuni di questi rimanessero, anche perché quello è l'obiettivo, anche, cioè, per andare a creare una rosa, perché ripeto proprio oggettivamente quello che abbiamo fatto, il Carpi a oggi ha più o meno 9-10 giocatori sicuri di poter provare a rimanere, che è una buona base, perché c'è di peggio, forse meno di 9-10, sono stato un po' largo. Comunque ripeto, staremo a vedere. Piccola pausa e poi ci ritroveremo per l'ultima parte con i saluti. Ultimi tre minuti in nostra compagnia, poi andremo ai saluti. Per un po' non ci sentiremo, ci prenderemo una piccola pausa anche noi per respirare, ma rientreremo con un'edizione forse più short. Adesso stiamo verificando ancora, però l'ipotesi è quella di un appuntamento settimanale in estate per parlare di mercato, per fare il punto tutte le settimane. Luca, dove vai in vacanza? Vado in Puglia a cercare. Bravo. Vado in Puglia con periodo? È fine di luglio, prima settimana di agosto, quindi in pieno calciomercato. Che abbandonerò per un paio di settimane. Mi lascerai solo, desolato in questa landa. Io vado la prima settimana di luglio, perché purtroppo gli impegni non consentono null'altro. Anzi, è colpa della donzella qua fuori dalla nostra sede, perché io sarei andato via, a dire la verità, anche l'ultima di giugno. Poi insomma ho visto da determinate espressioni che sarebbe stata gradita un'altra conduzione, quindi insomma mi sono adeguato. Parliamo invece dei quadri, perché in scadenza c'è anche tutto lo staff. Solo Nuti credo abbia un anno in più. Sì, rischia di esserci un bel movimento. Però no? Anche se oggettivamente dovesse arrivare un delfino di Giuntoli, insomma non credo ci sarebbero grossi scossoni, no. Si arriverebbe a un accordo per il rinnovo. Vero, anche quello, lì dipende dalla società, cioè lì ci deve, quello che abbiamo ascoltato prima, il signor Stefano Bonaccini, probabilmente anche Cagliumi, che comunque è un uomo forse più di campo, dovranno un attimo decidere cosa fare.
per la prossima stagione, se affidarsi nuovamente, perché insomma è un segreto di Pulcinella, no? Se affidarsi nuovamente a qualcuno che sia comunque nella corte degli amici, cioè gli amici nel senso anche lavorativo, certo, insomma, certo, dei collaboratori, di gente di fiducia o no. Se la risposta è no, allora ci sarebbe, si rischia veramente di trovare un cambiamento epocale. Però se è da fare, il momento è questo. Ah no, assolutamente d'accordo. Non l'hai fatto l'anno scorso, anche perché cioè l'hai provato quest'anno. Non ti nego che come direttore sportivo mi piacerebbe veramente vedere un direttore sportivo vero, cioè un Signorelli che interromperà il rapporto col Mantova e dà ricerca di una squadra, un Marchetti. Anche perché comunque penso che Carpi adesso non ha un grandissimo appeal, forse anche a livello economico non ti offre grandi contratti, però è una società sana, però Marchetti, come hai detto te, che paga bene, però Marchetti, ah, quindi sei un direttore sportivo pure buono che riesce anche, insomma, però è bravo nel suo mestiere, secondo me i giocatori non dico che si propongono, però quasi Io ripeto, però Marchetti, perché a Chievo ho detto di no, perché insomma gestisce Sartori e Marchetti ha voglia di fare direttore sportivo. Ma chi è che stai proponendo, non ho capito? Marchetti, il portiere della Lazio, no? No. Stefano Marchetti, il direttore sportivo del Cittadella, è un pallino perché è bravo e basta, e costruisce squadre competitive con veramente quattro noccioline, quindi sarebbe un profilo esaltante, credo, anche per la proprietà del Carpi. Insomma, poi staremo... c'è il nodo panchina, allenatore, il nodo panchina, di pari passo. Nodo panchina, vedremo, insomma, ci sono vari nomi in giro, perché è chiaro che ci sono vari profili appetibili. Insomma, l'attuale allenatore del Piacenza era stato più volte accostato, Scazzola lo si è visto più di una volta, ormai è un anno e mezzo che è fermo Scazzola, lo si è visto più di una volta, dovrebbe tra l'altro scadere a giugno l'accordo con la Pro Vercelli, quindi mi trovi preparato, sarà libero. C'è anche un Prina che ha finito il proprio vincolo contrattuale col Mantova, che l'abbiamo visto anche a Bassi, è la ricerca, assolutamente la ricerca di una panchina. Insomma, di allenatori in giro ce n'è una quantità industriale, però ripeto, la scelta di allenatore, direttore sportivo, credo sarà non solo nevralgica ma anche di vitale importanza per iniziare a capire che Carpi sarà. Io francamente, dal mio punto di vista, resto dell'idea che se si deve attuare una rivoluzione, che è abbastanza necessaria alla fine di un ciclo, ci sia questo momento e poi dopo potrebbe... questi giorni, anzi, forse sì Bonaccini le decisioni le prende generalmente nei primi 15 giorni alla fine del campionato, anche perché bisogna programmare, assolutamente sì, e quindi insomma Bonaccini di solito non è uomo da stagnazione, decide e va. Quindi ripeto, io credo la decisione verrà presa non nel lungo periodo. Da un punto di vista pratico, la mancata promozione toglie tra virgolette un pensiero, perché si potrà giocare al Cabassi, però ripeto, beh, forse secondo me qualche lavoro adesso, non so bene il regolamento, però forse qualcosa c'è da fare per questa stagione, credo di no. No, neanche per il settore ospiti. Per la prossima qualcosa bisognerà pensare, anche perché oggettivamente in questa stagione l'unica volta che hai avuto un piccolissimo inghippo da un punto di vista della capienza è stato col Benevento in finale, per il resto insomma sì, forse con la Spal, ma comunque, cioè, ti immagini veramente un'estate senza parlare del Cabassi? No dai. In effetti fa più notizia lui che il mercato del Carpi, questo assolutamente. Luca, grazie per avermi accompagnato in questa lunghissima ed estenuante stagione, 48 partite ufficiali, non male. Con la Coppa Italia diventano 50. Già, insomma, peccato per il finale, però dai, tutto sommato penso che ci siamo divertiti, e almeno nel senso qua, Diciamo che questo è il classico finale dove se fosse un film al cinema ti incazzeresti per aver pagato il biglietto, però... Esatto, però dai, magari ci sarà un... Vediamo il sequel, dai. E vediamo il sequel, no? Vediamo. Quindi il sequel. Staremo, Luca, a vedere. L'anno prossimo saremo ancora qua, saremo ancora noi. Assolutamente sì. E chiaramente ci aspetta un'estate dove tu sarai coinvolto in prima persona per parlare di calcio mercato, perché adesso si chiude la parentesi del calcio giocato. A dire la verità, la chiuderà il campionato primavera e la Final Four di Lega Pro. Poi si andrà veramente in ferie davvero, quindi il prossimo weekend sarà l'ultimo di calcio giocato. Poi insomma... Per almeno un mesetto, finché non ci sarà le c'è un po' il bisogno di staccare la spina. Sì, no, io ho una voglia di non vedere delle partite, che vedere un pallone che rotola. Esatto, per un mi po' immagino in spiaggia a rincorrere i bambini che giocano a palla per un po' sono a po'.